Oh mio Dio. Che roba. Ciao a tutti e bentornati su Pro Kitchen. Io sono Luca Di Martino, il vostro chef. Oggi in questo video voglio provare a fare il miglior uovo di sempre. Quindi, cercando di prendere la parte croccante dell'uovo fritto all'occhio di bue con la cremosità e la digeribilità dell'uovo cotto a bassa temperatura, così da cercare di fare la colazione più buona del pianeta. Non vi rubo altro tempo e andiamo. Gli ingredienti di cui avremo bisogno per fare la miglior colazione del pianeta sono uova, bacon e pane in cassetta. Per prima cosa le uova vanno cotte a bassa temperatura, 61 gradi per almeno un'ora. Comunque se volete c'è un video dedicato. Bene ragazzi, solita padella antiaderente, andiamo a scaldare bene. Oh, adoro questa parte qui. Bacon in padella, mi raccomando, fuoco vivace ma non troppo. Guardate come si ritira. Io ho messo 6 fette perché siamo in due, quindi 3 a testa. Perfetto, deve essere così, è bello dorato. Quelli già pronti, iniziamo a toglierli. Guardate che roba. Ah, mamma mia. Ecco le nostre uova appena cotte. Adesso tostiamo il pane, usiamo la salamandra in questo caso. Avviciniamo. Guardate un po', abbassi. E tra qualche minuto sarà tostato. Ecco qua, guardate com'è bello tostato. Mi raccomando, quando tostate il pane, tenetelo sempre appoggiato su uno spessore, così rimarrà bello croccante, perché tenendolo appoggiato così fuoriesce il vapore e la parte che rimane a contatto col piano, vedete che c'è già l'orma, la parte che rimane a contatto col piano diventa molle. Bene, questo ci servirà. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è prendere una ciotola, romperci dentro. Aprire il nostro uovo 61, vedete? E adesso alziamo bene il fuoco e andiamo a friggerlo. E adesso c'è la parte più delicata di tutte, girarlo senza romperlo. Oh wow! E adesso via, fuori. Guardate che roba. È il momento della verità. Oh mio Dio. Che roba. Bene ragazzi, iniziamo l'impiattamento. Prendiamo il nostro pane tostato. Come vedete io ho fatto due fette, però purtroppo mi è venuto un uovo solo, le altre si sono rotte. Vabbè, sbaglio anch'io. Facciamo un bel taglio, va che robetta. Poi li mettiamo su il bacon, magari anche un po' schiacciatino, così darà un po' di struttura. E poi ragazzi, boom! Porca puttana, che roba! Va che robetta. Va là che robetta. Impiattiamo. Ok. Guardate che roba. Andiamo subito all'assaggio. Ok, amici. Qua abbiamo esagerato sto giro. Jacopo, vieni pure. Purtroppo c'è stato un problema. Ce ne voleva una testa, ma ho rotto tutte le uova, quindi è andata così. Ti spiego che cos'è questo. Questa secondo me è la colazione migliore del mondo. Io sono un amante della colazione salata, mi piacciono molto le uova, mi piace molto la colazione quella un po' internazionale, tendenzialmente quella americana, quindi pancetta, grassi, a me piace partire cattivo. Quello che volevo fare era cercare di prendere la croccantezza e il gusto dell'uovo all'occhio di bue, ma con la cremosità e la digeribilità dell'uovo cotto a bassa temperatura. Quindi questo è l'insieme delle cose. Com'è esteticamente? Ti piace? Bello, è molto bello. Molto carino anche secondo me. Però quindi cotto a bassa temperatura, prepari prima. Sì, quindi io praticamente ho fatto l'uovo cotto a bassa temperatura e se volete vi lascio il link in descrizione, c'è un video, l'ho fatto 2 o 3 anni fa. E poi la difficoltà sta nell'aprire l'uovo, l'ho cotto nei grassi del bacon.
ok? E il pane però non volevo mettergli il burro perché sennò mi sembrava un po' troppo, l'ho passato solo in salamandra. E nulla, quindi la frittura deriva dai grassi animali, quindi... Morbido. Sì. Vai, mettitelo tu nel piatto e tagliatelo, vediamo se... Devo usare le mani qua, perché se prendo forchetta e coltello so già che lo lancio, quindi... Aspetta, guarda, ti aiuto. Facciamo così? Vai. Ecco, visto, usare le tue, è ancora meglio. Hai messo il sale? Non ho messo il sale. Intanto tu dici, tutto il grasso del becco che c'è. Esatto. Io taglio. Vai, 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 vai. Farò un disastro, esplode... Senti qua. Sì, è lui. Sì. Madonna mia. Sul rumore... Io sto sbavando. Vale l'attesa. Se contare il profumo che sai del bacon, che è una roba esagerata. È quasi un peccato mangiarlo. Vero? Perché tra vedere, sentire il profumo è... È figo. Devo fare anche un profumo da uomo. A base di bacon. Sì. Figo. Va bene, io assaggio però... Anzi, ecco, oh, andato, lo sapevo. È andato, vedi? È andato. Tu pensa cosa ho fatto come età, figurati con tutto intero. Ragazzi, cioè, non so quanto possiate vedere voi da lì, poi tanto vi farò vedere da vicino, ma è... No, ma tu sei matto. Che cacchio è? Oh, vai. Va bene, vado, eh. Comunque è abbastanza stabile. Sì, 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 deve essere un cecchino. Io ho dei problemi. Porca puttana. Com'è? Vai, vai, vai. È una bomba. È una bomba. Buonissimo. Madonna mia, ragazzi. Per me è una delle robe più buone che abbiamo mai buonissimo. Mangiato. Questi però te li devi mangiare uno dietro l'altro, perché uno basta. Poi sei a posto fino a cena. Certo. Però è... Devastante, eh? Che profumo. Sai cosa mi piace? Le diverse consistenze, cioè il croccante del pane, il croccante del bacon, che però è un croccante diverso, un pochino di crosticina sull'uovo e poi questa esplosione di cremosità, che poi è sì caldo, ma secondo me è la temperatura perfetta, perché comunque a 60 gradi, fai il tempo che lo apri, lo scotti, te lo impiatti, ti arriva perfetto. Buonissimo, buonissimo. Bisogna, vado a farne altri 10 io adesso. Non ho più le uova. No, non ho più le uova. Ero tutte le uova. È andata così. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Come al solito, se il video non ti è piaciuto, mastica. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ragazzi, dai. Ciao. Cazzo, sei buono. Io non lo lascio qua, sto bacon. No, mangia, mangia. Cazzarola, sei buono. La bomba.